Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo arrivati con l'episodio numero 30 dei nostri gamberetti signori. Allora, non perdiamo tempo, andiamo a giocare subito questa partita col Doncaster. Andiamo a sistemare la formazione qui dalla gestione squadra. È la terza partita di campionato se non sbaglio. Se non sbaglio è la terza partita di campionato. Allora, sto con Aladino, va bene. No, no, facciamo tornare Leigh Smith prima che si arrabbia. Sullivan, Wildon, Condor, Giardino, ok. Mel Gibson torna Stevens. Baselà torna Mellor. Clark Lavelle, aspettate, facciamo giocare a Davis se non mi si arrabbia. Va bene. E qua a centrocampo potremmo dare un turno di riposo a Wilding, ma chi abbiamo un cambio? Songo, Diagurera. No, 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 ci teniamo questi, va bene così, signori. Scendiamo in campo, scendiamo in campo. Allora, io scendo in campo, signori, e a voi vi lascio alla sintesi. Signori, finita 2-2, sudata, ci siamo portati un punto a casa, meglio di niente, stiamo perdendo per due volte loro sono andati in vantaggio, per due volte siamo riusciti a recuperarli, per fortuna abbiamo azzeccato le sostituzioni, Clark, il nostro Ugo Scott è entrato e ci ha un attimino levato le castagne da sopra il fuoco. Allora, andiamo a leggere qui le mail, che Pringles è stato venduto, ok. Pringles è stato venduto, ottimo. Lavelle, preoccupato per le voci che circolano, ci penserò, non ti preoccupare. Lavelle, Lavandino vuole giocare la prossima partita, va bene Lavandino. Prossima partita la giocherai. Andiamo a promuovere il giovincello, ovvero il nostro Kanté falso, però è sempre un Kanté. Ed è costa della Costa d'Avorio, è sempre un Kanté, signori. Promuoviamo in prima squadra Kanté, per poco non stava arrivando a 55, va bene, va bene, va bene lo stesso, non è un problema. Sistemiamo un attimino la formazione. Allora, facciamo giocare Aladino, ok, Giardino, Sally, no, al posto di Giardino, signori, facciamo esordire Kanté sull'esterno sinistro, così vediamo un attimino com'è. Qui torna, va bene, Gibson, va bene, Lavandino, Clark, diamo un turno di riposo al Clark, signori, e mettiamo Greaves, Vasela, va bene, Mellor è più stanco, Sullivan, diamogli un turno di riposo e gioca McGree, così ritrova anche lui la forma, Wilding, dai, diamo Songo e Diagugurara, signori, diamo spazio a loro, e in attacco va bene così, li facciamo entrare dopo i nostri due attaccanti. Detto questo, io scendo in campo, signori, e a voi vi lascio alla sintesi della partita.
Signori, che dire, ci hanno preso a pallonate, abbiamo perso 2-0, hanno fatto 8 tiri in porta contro, 4 tiri in porta contro 3 nostri e 8 tiri in totale contro 3 nostri, ci hanno preso proprio a pallonate, signori, e vabbè, non succede, succede, una sconfitta che ci stava, sconfitta che ci stava. Allora, mi sono reso conto che abbiamo una squadra di merda, per dirlo così. Kanté ha giocato, insomma, bene, più nel secondo tempo si è fatto più vedere nel secondo tempo, ma comunque è sempre giovane, quindi ancora deve crescere e migliorare. Allora, io ho giocato con Diogo Jurara e Osongo a centrocampo, signori. E vi devo comunicare che Diogo Jurara è messo sul mercato, non sono arrivate offerte, quindi noi lo andiamo a licenziare, signori. Non è più è lento, non sta sul pezzo. Un 55 a 34 anni, mi dispiace per Diogo Jurara. Mi sa che si voleva rimuovere dalla lista trasferimenti. Blocco offerte. Ah, non lo possiamo manco svincolare. Se lo rimuovo dalla lista trasferimenti, lo posso mandare via? No, non lo posso manco mandare via. Allora, rimettiamo sulla lista trasferimenti. Mannaggia, non lo posso mandare. Manco via, non lo posso mandare. E vabbè, Osongo ce lo teniamo. Osongo comunque ha giocato discretamente. Ma poi è una bestia, Osongo. Quanto è alto? Dove le vedo le cose di quanto è alto? Non lo so, è a 29 anni, però dai, ha giocato bene, 63, dai, me lo posso ritrovare nei momenti bisognosi. Però se non ricordo male, noi abbiamo a centrocampo qualcuno che è più promettente. Allora abbiamo McNee che sta diventando un 49. No, io porterei dentro Moon, signori. Un COC che lo stiamo per trasformare in CC. Quanto vuole ancora per farlo diventare un CC? Piano di crescita. Quante settimane vuoi ancora, amico mio? 67 settimane per diventare un CC. Porca miseria. Ne vuoi di tempo? Vabbè, signori, io Moon me lo porto a casa. Un 51 lo possiamo far giocare saltuariamente e trovare il nuovo giovane. Mi sembra che è quello più promettente di tutti. Promuoviamolo in prima squadra, signori. Il nostro Moon che si preparerà per giocare anche la prossima partita. Lo mandiamo dentro già in prossima partita, Moon, signori. Bel esordio così rapido e indolore. Ora che ha cambiato idea, no, ti ho rimesso sul mercato. Ti augurerà Stevens. Felix Stevens. Stevens, il nostro esterno sinistro, un 62, 18 anni. No, Stevens non è in vendita, mi dispiace. Ci abbiamo altri giocatori. Volete Diagurara? Vi mando Diagurara se volete. Ve lo porto proprio direttamente col carretto. Allora, sei troppo importante. Sì, diamogli fiducia così magari è contento e trova delle squadre che se lo vengano a prendere direttamente. Allora, andiamoci a giocare anche la seconda partita oggi, signori, contro l'Ipswich. Modifichiamo un attimino. No, simulazione veloce, che cazzarola ho fatto. Devo fare gestione squadra, abbiamo perso. Devo fare gestione squadra, invece avevo fatto simulazione veloce. Perché li hanno messi così vicini? Devo fare gestione squadra, abbiamo perso 1-0 contro l'Ipswich Town, signori. Ah, mamma mia, questo è stato un mio errore grave, un mio errore grave. Porca paletta ubriaca. Arriviamo in prossimità della partita con l'Hull City, signori, e ci fermiamo qui. Sì, ci arriviamo, sì. Sono arrivate offerte. No, non si muove nulla, signori. Tutto fermo, tutto fermo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Peccato per le due sconfitte in questo video, ma ci rifaremo, ci rifaremo. Dobbiamo un attimo ingranare, signori. Dobbiamo un attimo ingranare, ma ci rifaremo. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!